Parma-Raita, gemellaggio Milano-Cuneo, Lombardia-Piemonte, per andare a Roma, fargli un mazzo così, essere un po' più furbi, un po' più cattivi e riprenderci quello che è nostro. Quindi spero di non aspettare tanto altro tempo per tornare a Cuneo, spero di avere gli amici cuneesi presto a Milano e in Lombardia, perché se stiamo insieme non ci ferma nessuno. Viva i giovani padani, viva la Lega! Beh, davano per morta la Lega, invece non è così. Alla festa di questa sera c'è più gente dell'anno scorso e c'è anche una grande voglia di rilancio. Devo dire che noi abbiamo preso una scoppola, siamo un po' come un pugile che ha preso un colpo, però i grandi pugili si rialzano e la Lega si è rialzata e adesso si sta rilanciando. Noi metteremo KO Roma, questo poco ma è sicuro. Direi che dobbiamo partire dal progetto politico e dalla realizzazione concreta del nostro progetto. Io mi faccio sempre questa domanda, ma che cos'ha in meno un imprenditore piemontese rispetto ad un imprenditore bavarese? È meno capace, non è in grado di lavorare? No, non ha niente di meno, semmai ha tante cose in più. L'unica cosa vera è che ha un sistema talmente oppressivo che rende difficile, se non impossibile, svolgere un'attività di impresa qui da noi, perché Roma ti mette delle tasse talmente pesanti sul lavoro, sulla produzione, che poi alla fine tu non riesci neanche ad iniziare l'attività. E allora per riuscire ad uscire dalla crisi c'è bisogno di sviluppare su questo territorio delle politiche che ci consentano di essere competitivi con gli altri. Tagliare le catene che ci legano a Roma vuol dire questo. Per farlo che cosa dobbiamo inventarci oggi? Beh, dobbiamo partire dal territorio, dobbiamo partire dal governo delle tre regioni, il Piemonte, la Lombardia e il Veneto, perché attraverso Roma, con la mediazione di Roma, noi non siamo riusciti ad ottenere le cose. Abbiamo fatto una riforma importante quando eravamo al governo, la riforma federale. Monti, appena arrivato, ce l'ha subito bloccata, oltre ad aver ridotto tutti i trasferimenti, cioè i soldi a disposizione delle regioni e degli enti locali, perché questo è il governo più centralista degli ultimi 50 anni. Se noi partiamo dal territorio in maniera molto concreta, dal governo delle tre regioni, oggi più che mai possiamo centrare questo obiettivo, che è l'unica via d'uscita rispetto alla crisi che esiste. Io vorrei anche cogliere l'occasione per ringraziare tutti i militanti che questa sera hanno reso possibile questa festa. Noi siamo gli unici che riescono a organizzare queste feste popolari, perché la Lega è in mezzo alla gente. Sta anche a noi dirigenti stare sempre di più in mezzo alla gente, perché questo è il modo per anche sviluppare le energie positive e far uscire quell'ottimismo che ci ha sempre contraddistinto. La forza della Lega sono queste feste fatte nei paesi, nelle vallate, sui territori circoscritti.